Tutti possiamo diventare santi, tutti. La possibilità, la forza, il seme della santità ce l'abbiamo tutti. Pensate che anche un non credente, se cambia vita, si converte e desidera diventare santo, certamente può diventare santo. Ma la santità ha sempre un'altra parola che deve andare insieme. Essere santi, diventare santi, essere poveri, diventare poveri. Abbiamo introdotto questa nuova tappa verso il mese, diciamo, verso la festa e la solennità di tutti i santi, abbiamo introdotto con lo slogan, o meglio, il titolo di un libro, La via dell'imperfezione, di André Deignol, questo sacerdote, autore spirituale canadese. Bene, diventare santi attraverso la via della imperfezione. Per diventare santi bisogna diventare totalmente poveri. Vi leggo una parte di una piccola riflessione di padre Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, un altro autore spirituale francese, il quale diceva che per essere santi bisogna raggiungere un limite, un annientamento tale che rimanga da fare una cosa soltanto, sperare in Dio. Per essere santi dobbiamo raggiungere un annientamento totale, un annichilimento totale, proprio quando ci troviamo al limite della nostra vita, in cui l'unica cosa che ci resta è sperare. Ma continua ancora padre Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Divenuti completamente poveri, ci può salvare solo un atto di fiducia in questa totale povertà. Un atto di speranza che sgorghi dalla miseria più assoluta. La vera miseria, la vera speranza spesso nasce dalla miseria più assoluta, dal toccare il fondo. Spesso quando si tocca il fondo è possibile rinascere, perché noi lì riscopriamo la speranza e la speranza in Dio. E concludiamo. Il più alto grado di santità si confonde quasi con lo stato del peccatore che non ha più niente e la cui unica risorsa è sperare nella misericordia di Dio. La purificazione dell'anima, le sofferenze in cui la luce di Dio immerge l'anima non hanno altro scopo che quello di realizzare la spogliazione totale, cioè la kenosi di Gesù, e quindi far scaturire un atto di speranza. Ecco che cosa vuol dire diventare totalmente poveri. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore, per continuare questa via della imperfezione verso la santità. Ciao a tutti!